Riprendono subito il cammino la Diesel Tecnica e i suoi Blue Boys che strapazzano il basket trend con un risultato netto di 87-58. Prestazione maiuscola dei ragazzi di coach Patrizio che entrano ben concentrati sul parquet e sin dalle prime battute si portano avanti in diverse lunghezze chiudendo uno stratosferico primo quarto sul risultato di 35-14. Nella seconda frazione di gioco coach Patrizio ritrova finalmente sul parquet Enie dopo un mese di assenza. Trova spazio in corso d'opera anche Marco Durante che mette a referto i suoi primi 4 punti stagionali. All'intervallo il tabellino dice 50-32, con una Diesel Tecnica che si diverte e fa divertire i suoi sostenitori. Alla ripresa di gioco, i ragazzi di coach Patrizio continuano a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Balciunas e Moretti bersagliano da 3. Biordi mostra i muscoli al ferro e la Diesel Tecnica archivia la pratica rende senza troppe difficoltà. Sono quindi 12 le vittorie nelle ultime 14 gare disputate dai Blue Boys, che dopo la sconfitta di Ragusa hanno subito rialzato la testa e ripreso la marcia verso l'obiettivo seconda fase. È un gruppo molto maturo, sanno quando pigiare sull'acceleratore, quando fare le cose serie. Stasera ho apprezzato il loro impegno nella parte difensiva. È chiaro che è un momento molto difficile per noi, probabilmente il momento più difficile della stagione, perché non riusciamo ad allenarci come vorremmo per gli acciacchi, per i vari recuperi. Ma come vedete e avete visto finora, chi entra fa sempre la sua parte e di questo noi siamo molto contenti in società, nello staff, e credo che apprezzi molto anche il pubblico. Dopo la sconfitta di Ragusa non è stato difficile, perché bastava continuare a pigiare sull'acceleratore. Stasera non siamo stati molto brillanti, venivamo da un viaggio massacrante al ritorno a casa, dal recupero, siamo un po' stanchi perché siamo corti nelle rotazioni, però ognuno sta dando il meglio di sé. Ancora siamo abbastanza acciaccati, però fortunatamente abbiamo recuperato Ema. Non era facile dopo Ragusa per come è venuta, ci abbiamo perso allo scadere, però siamo stati bravi a prendere vantaggio subito nel primo quarto e mantenerlo durante tutta la partita. E puntiamo al quarto posto e la classifica ancora è corta, mancano, se non sbaglio, 6 giornate, quindi ancora tutto è possibile. E domenica siamo di nuovo in campo a Messina, che sicuramente è un campo ostico che ha fatto usare tutte le squadre che hanno giocato in trasferta lì appunto a Messina, e noi daremo sicuramente il nostro meglio per portare a casa la vittoria.